1, 2, 3, buon anno! Ben trovati a tutti, prima puntata del 2015, quindi è doveroso fargli gli auguri di un buon anno a tutti i nostri telespettatori. Siamo ancora qui, non vi siete liberati di noi. E siamo ancora al ristorante Berton, completamente conquistati da questo ambiente zen, rilassante, meraviglioso. Avveniristi con noi non ci vorremmo più muovere. Anche direi proprio di no. Vogliamo provare la cucina meravigliosa dello chef, che egli stesso definisce immediata, una cucina rigorosa, elegante, forte di sapori riconoscibili, netti, e che è anche proiettata, quindi lungimirante, proiettata nell'Expo 2015, quindi, no? Che nella, sta per nella arrivare. Città, sta per... Ci siamo. Ma andiamo a raccontare quali sono gli eventi da non perdere questa settimana. È un 2015 che inizia proprio in maniera scoppiettante, perché al Teatro della Luna ritorna un musical campione di incassi delle precedenti stagioni. Sto parlando di Frankenstein Junior, anzi Frankenstein, come il film cult di Mel Brooks del 1974 con Giampiero Ingrassia e con la Compagnia dell'Arancia, quindi uno spettacolo assolutamente da non perdere, molto divertente. E poi per i più appassionati di rock c'è un appuntamento all'Alcatraz, un grande ritorno di Piero Pelù. Pelù? Sai che lui parla un po', no? Piero Regina di cuori! E dei suoi Litfiba, un grande ritorno sulla scena italiana musicale rock dopo l'esperienza di The Voice, esatto, all'Alcatraz del nuovo anno. Ci piace, non perdetelo. Ma vogliamo darci all'Ars fotografica. Continua con grande successo a Palazzo Reale la mostra dedicata ai migliori scatti dei calendari Pirelli degli ultimi anni, questa istituzione che dal 1964 ad oggi ha regalato dei bellissimi scatti, collaborazioni con la collaborazione di fotografi come Richard Avedon, Mario Testino, e nomi come Giselle, come Naomi Campbell, Verzigova, Naomi Campbell l'ho già detto, e anche naturalmente gli scatti fatti Elisabetta Canoro nell'87, credo tu sia stata la protagonista. Quindi tra forma e desideria in mostra a Palazzo Reale. Scusa, Giselle chi? Giselle Bunche. Ah, ok. Giselle, stavo per scontato che i nostri ascoltatori sapessero chi è Giselle. Esatto. Grazie, vi ringraziamo moltissimo per averci seguito. L'appuntamento è la prossima settimana. Buona settimana. Grazie a voi. Buon inizio. Ciao.